saluto a voi amici del web, rispondiamo oggi a una domanda di Valerio dalla provincia di Lecce e poi altri dopo di lui e riguarda quali sono i possibili vantaggi, se ce ne sono, dell'utilizzo di integratori di carnitina da parte di uno sportivo. Allora, la carnitina è una piccola molecola con un gruppo acido, spesso classificata nella famiglia del complesso vitaminico B, per quanto non sia una vera e propria vitamina, e si trova naturalmente nella carne e nei latticini, ma non è un nutriente essenziale perché ce la possiamo fabbricare noi nel fegato e nei reni a partire da due amminoacidi che sono metionina e lisina. Il fegato e i reni la fanno e poi per la maggior parte la inviano le cellule muscolari che ne sono i principali utilizzatori. A cosa serve? La carnitina ha una funzione biochimica ben nota e precisa, chi ha studiato un po' di biochimica la ricorderà di sicuro. La carnitina serve per facilitare l'ingresso degli acidi grassi a lunga catena, cioè la grande maggioranza degli acidi grassi che arrivano dagli alimenti e la quasi totalità di quelli che abbiamo nelle nostre riserve di tessuto adiposo, dicevo, serve per consentire l'ingresso di questi acidi grassi a lunga catena all'interno dei mitocondri. La via metabolica che le nostre cellule usano per ricavare energia dai grassi e dunque per poter bruciare i grassi a scopo energetico si chiama beta-ossidazione e può avvenire esclusivamente all'interno dei nostri mitocondri. E normalmente il fattore limitante di questa reazione è proprio la velocità di ingresso degli acidi grassi dentro i mitocondri, vale a dire proprio quel passaggio per il quale serve la carnitina. In molti atleti durante un allenamento aerobico prolungato si osserva che i livelli di acidi grassi liberi nel plasma si elevano al di sopra di quanto viene utilizzato a scopo energetico e la spiegazione di questo potrebbe proprio essere che i mitocondri non ce la fanno a internalizzare questi acidi grassi abbastanza in fretta, cioè non riescono a starci dietro per così dire, proprio perché le concentrazioni di carnitina sono insufficienti. Di conseguenza, almeno in teoria, mettere un po' più di carnitina a disposizione potrebbe accelerare un po' questa operazione, quindi favorire l'utilizzo dei grassi come substrato energetico durante l'esercizio fisico e dunque risparmiare il glicogeno prolungando la durata delle sue riserve. Come abbiamo detto più volte, finito il glicogeno, finito l'esercizio, vale a dire la performance sportiva, a quel punto è ridottissima e si può andare avanti ancora per poco. Quindi se noi riusciamo a shiftare l'utilizzo dei substrati energetici da parte della cellula muscolare dal glucosio verso gli acidi grassi, possiamo migliorare la resistenza muscolare prima dell'affaticamento, proprio perché facciamo durare di più il glicogeno. Ovviamente di quale tipo di esercizio stiamo parlando? Esclusivamente di esercizi di resistenza aerobica, la corsa, la maratona, il ciclismo, eccetera. Se parliamo di esercizi anaerobici, della carnitina non ce ne facciamo proprio niente perché senza ossigeno i grassi non li posso bruciare proprio a scopo energetico e dunque che entrino o no nei mitocondri non cambia nulla. L'unica mia opzione per produrre energia lì è usare il glicogeno. Ahimè però, non sempre quello che ha senso a rigor di logica poi succede davvero nella realtà, e cioè non è affatto vero che più io butto dentro carnitina, più i mitocondri bruciano i grassi a scopo energetico. L'unico vantaggio ce l'ho se la carnitina è scarsa in partenza e dunque il passaggio mitocondriale dei grassi è inefficiente. Ma una volta che ho carnitina sufficiente, tutta quella in più non mi serve più a niente. Non è che più ne metto più brucio i grassi, è in eccesso e basta. È il solito discorso delle pile nel telecomando. Per farlo funzionare me ne servono due pile, se ne ho solo una ho un vantaggio dal prenderne un'altra, dopodiché anche se ho 20 pile in più non me ne faccio niente, non è che posso metterle tutte nel telecomando per farlo funzionare più in fretta, semplicemente sono in eccesso. D'altra parte è vero che la produzione di carnitina può essere subottimale, soprattutto se mi mancano i due aminoacidi di partenza, lisina e metionina, e oltretutto un po' di carnitina si perde con l'esercizio e quindi un supplemento può aiutarmi a rimpiazzarla. Però se la dieta è bilanciata in partenza e dunque ho già tutti i miei aminoacidi di partenza, non ci sono indicazioni che un supplemento di carnitina possa portare ad alcun vantaggio perché riusciamo a farci tranquillamente noi tutta quella che ci serve con gli aminoacidi che già abbiamo. Oltretutto la carnitina presa come supplemento non è così biodisponibile, viene eliminata in fretta con l'urina, per cui difficilmente va ad aumentare in modo significativo le riserve muscolari. E difatti quasi tutti gli studi fatti su diversi tipi di atleti somministrando supplementi di carnitina non sono riusciti a vedere vantaggi tangibili o granché straordinari. L'unica cosa che è stata vista non c'entra niente con l'ossidazione dei grassi, ma con il fatto che la carnitina agisce anche come vasodilatatore delle arterie periferiche, dunque aumenta un pochino l'irrorazione sanguigna del tessuto muscolare, quindi maggiore facilità di portare ossigeno e nutrienti al muscolo e
portare via anidride carbonica e sostanze di scarto. Forse è per questo che in un vecchio studio del 96 il gruppo di volontari che riceveva la carnitina ha avuto meno dolore muscolare dopo l'esercizio e livelli più bassi di creatina chinasi nel sangue, che suggerisce un minore danneggiamento del tessuto muscolare durante l'esercizio. Però in buona sostanza il messaggio chiave è che in condizioni normali e seguendo una dieta generalmente equilibrata con una buona qualità proteica, siamo in grado di farci perfettamente tutta la carnitina che ci serve per conto nostro. E dunque, visto che ogni tanto qualcuno mi rimprovera di girare attorno ai problemi e rimanere troppo vago senza dare la soluzione, allora se mi chiedete di rispondere con un monosillabo alla domanda "secondo te vale la pena per qualche categoria di sportivo di prendere un supplemento di carnitina?", la mia risposta è no. Tutto chiaro. Very full.